cosa, vi ringrazio di essere intervenuti così numerosi. Ringrazio il dottor Roberto Vannacci che circa un mese fa ho contattato perché ritenevo importante la sua presenza per trattare ovviamente gli argomenti che sono oggetto dei vari capitoli che compongono il libro. Ringrazio poi il Centro Studi Machiavelli che mi ha dato il patrocinio, nella persona in particolare di Daniele Scalea, che è il presidente che interverrà tra poco. Ringrazio poi Enrico Salvatori, noto giornalista e si occupa dei talk show per quanto riguarda la Fondazione Bertelli di Forte dei Marmi. E poi ringrazio l'amico il professor Giulio Mondi, che da poco è anche preside della Facoltà di Scienze Giuridiche di Lublino. Quindi credo di aver fatto i ringraziamenti necessari, introduco un attimo il tema. Io la prima volta che ho letto il libro di Vannacci ero in vacanza. C'è qualcuno che potrebbe testimoniarlo perché è qui presente, me lo sono letto in una notte perché mi è arrivato, mi sono appassionato talmente che la mattina avevo già letto tutte le 370 pagine circa. Appena rientrato ho comprato il libro in cartaceo perché a me piace ancora leggere il cartaceo, me lo sono riletto e sono rimasto estremamente colpito dal fatto di quanto mi appassionasse il libro. Eppure non erano tesi completamente innovative perché, la cappa di Marcello Veneziani, libri di Onfè, di De Benoist, ma lo stesso Massimo Cacciari in alcuni testi aveva degli spunti di questo tipo. Allora mi sono chiesto perché questo libro appassiona Silvio Pittori e perché soprattutto vende migliaia di copie, perché è un fatto incredibile nel nostro paese che un libro sia venduto ad oggi, in un paio di mesi, per oltre 200.000 copie, no? Mi corregge se... Ecco, 207.000 3 giorni fa. Anche il professor Giulio Mondi, che recensisce spesso i libri, mi ha confermato telefonicamente che di norma quelli che vincono anche importanti premi letterari arrivano a 30-35 mila copie e lì si fermano. Io non leggo mai le introduzioni prima di leggere i testi perché non voglio mai essere influenzato, per cui sono arrivato a stabilire che forse quello che mi colpiva era la schiettezza con cui certe tesi venivano esposte, ed è il termine che Roberto Vannacci utilizza nella sua introduzione. Parla proprio di una sua volontà di essere molto sincero, trasparente e schietto. Quindi non un linguaggio filosofico, metapolitico, niente di tutto ciò. Tesi per tesi, sviluppata in maniera chiara, con un linguaggio che in qualche modo arriva al cuore di tutti. Anche perché questo è il punto, secondo me, nodale di tutto il libro. Molto spesso io, quando sono con amici, ma anche quando mi fermo a un autogrill, magari per bere qualcosa, così sento parlare. Comunque sento utilizzare questa frase nel linguaggio comune, non mi riconosco più nei valori di oggi, che è una frase che sembra banale ma nasconde un universo dietro, perché non riconoscersi in certi valori vuol dire in qualche modo avvertire di aver perso i valori fondanti della propria cultura, della propria civiltà e quindi i valori fondanti che ci hanno fatto crescere e che derivano da generazioni infinite. Quello, secondo me, è il cuore di questo. Cioè, parla in maniera chiara a coloro che in questo momento non si sentono completamente adeguati ai valori che vengono trasmessi dal linguaggio comune, dal pensiero dominante, dall'ideologia woke su cui ci potremmo soffermare per ore, anche perché il Centro Studi Machiavelli, per il quale mi onoro anche di scrivere, ha scritto paginate intere su questa ideologia che proviene dagli Stati Uniti d'America e che, grazie a Dio, mi sembra ora stia perdendo un po' di cultori, forse. E però siamo a un bivio. Ve lo dico apertamente, questo è il mio pensiero, cioè siamo a un bivio, o noi ci adattiamo a questo cambiamento e quindi riconosciamo ormai di essere disponibili ad abbandonare le nostre radici greche, romane, la nostra radice giudaico-cristiana, quella in nome della quale quello che per me è stato un papa eccellente, cioè io mi riconosco il papa Ratzinger. Aveva richiamato nel discorso di Ratisbona, ha richiamato nei propri scritti, parlando anche dell'importanza dei confini, perché oggi parlare dell'importanza della patria e dei confini sembra quasi un abominio. Ma lo stesso Ratzinger aveva riconosciuto come fossero importanti i confini, perché sono le mura entro le quali certi valori possono essere in qualche modo custoditi. Quindi o abbandoniamo tutto ciò e quindi accettiamo una destrutturazione completa della nostra società, oppure è il momento di intervenire. Tant'è che io scritto che ho dedicato a Roberto Vannacci prima di conoscerlo personalmente, quindi senza nessuna piaggeria, l'ho chiamato il catecon laicon, è colui che in qualche modo
secondo me, è stato investito, forse neanche senza essere consapevole fino in fondo, di questo ruolo, cioè di provare a trattenere questa deriva oltre la quale, secondo me, c'è il baratro. E quindi, o, ripeto, destrutturiamo completamente la nostra società, o è venuto il momento in cui dobbiamo credere ancora ai nostri valori, credere in quello che i nostri avi hanno trasferito a noi, credere in quella parte di DNA, perché io questo condivido molto il libro di Roberto Vannacci, perché l'ho sempre pensato, e cioè che in qualche modo noi, dentro di noi, anche senza esserne consapevoli, siamo portatori del DNA che ci arriva dai romani, da tutto ciò che c'è stato in passato e che ha reso glorioso comunque il nostro paese, e nonostante quel che si dica, a tutt'oggi un paese che viene osservato dall'estero, per, se ne parla spesso anche con Giulio Mondi, per il genius loci che ci caratterizza. E quindi credo che sia una battaglia che valga la pena spendere, diciamo, fare e farlo fin d'ora. Di questo parleremo, credo, stasera, perché questi sono dei temi che poi sono stati trattati appunto da Roberto Vannacci, e quindi ritengo che uscendo di qui si possa più o meno condividere il libro, ma sicuramente si uscirà tutti di qui con un granello di riflessione in più, e è quella che ci porterà poi a decidere, come dicevo, se lasciarci andare completamente rispetto ai nostri valori fondanti o riacquisirli e pretendere, lo dico apertamente perché qui vedo anche dei politici, ho visto Manuel Vescovi, mi sembra di aver visto arrivare anche Tommaso Villa, ma insomma c'è una trasversalità, ma comunque demandare anche ai politici il compito di fare osservare quei valori che hanno reso grande il nostro paese e che hanno caratterizzato la civiltà occidentale, quindi a livello universale la civiltà. Grazie, ora passo la parola a Daniele Scalea, perché, ciao Daniele, perché faccia il punto sul Centro Studi Machiavelli, grazie. Buonasera, cercherò di togliere pochissimi minuti alla discussione che ci interessa a tutti, però permettetemi di presentare brevemente il Centro Studi Machiavelli, visto che la prima iniziativa che facciamo a Figline, grazie all'impegno e iniziativa del nostro socio Silvio Pittori. Il Centro Studi Machiavelli è quello che gli anglofoni chiamerebbero un serbatoio di pensiero, un think tank di ispirazione conservatrice. Crediamo nei valori tradizionali, nell'identità nazionale, nell'interesse nazionale, e usiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione per promuoverli il più possibile. Ormai siamo operativi da 6 anni, non so se per coraggio o per incoscienza, ma abbiamo basato questo centro studi di destra proprio a Firenze, però ci siamo ancora, ecco, a distanza 100 convegni dopo ormai, 100 conferenze anche online che si aggiungono a quelle in presenza, 50 studi che sono stati distribuiti e presentati in Parlamento, la costruzione di una rete internazionale con varie realtà analoghe. Proprio in questi giorni abbiamo firmato degli accordi di collaborazione con il principale fintech conservatore degli Stati Uniti, che è Heritage Foundation, e con il principale in Europa, che è il Centro per i diritti fondamentali. Ancora due parole soltanto sul tema dell'incontro, se permettiamo anche di ultimare l'afflusso del pubblico. Credo che il Centro Studi Machiavelli sia stato uno dei primi a pubblicare, quando è scoppiata tutta la polemica attorno al libro, una recensione, una vera e propria recensione del libro, quando tutti si focalizzavano su commentare le 3-4 frasi estrapolate da Repubblica. Noi abbiamo fatto la cosa che ci sembrava più ovvia, cioè leggere il libro e commentarlo per intero. E quello che abbiamo scoperto è che la caratterizzazione che era stata data, il libro grezzo, rozzo, volgare, e che purtroppo era stata accettata anche da molti intellettuali e commentatori di destra, non so se per subalternità culturale, se per gelosia delle vendite che stavano tenendo altro, non corrispondeva alla realtà. Un libro certo divulgativo, ma che affrontava e che affronta, potete ancora leggere, in maniera ponderata e molte delle tematiche che oggi sono al centro del dibattito politico, e già questo basterebbe a giustificare il fatto che se ne parli e che si dedichi una serata a questo libro. Ma ha avuto indubbiamente anche un ruolo molto importante in questa fase della nostra storia civile. Mi sto riferendo alle polemiche che ci sono state, ma non unicamente in ottica di mera libertà di espressione. Io credo che la grande importanza di questo libro sia proprio connessa ai temi che ha trattato e ai due temi principali attorno ai quali si è focalizzata la polemica, di cui adesso dirò, due tabù che centrali nel pensiero dominante che Vannacci ha sfidato, e
rispetto al quale i, diciamo così, i sacerdoti di questo pensiero dominante hanno reagito così come reagiscono solitamente in questa epoca di cultura della cancellazione. Hanno cercato di cancellare Vannacci, hanno cercato di fargli perdere il lavoro, di demonizzarlo, di fare in modo che non potesse più esprimersi pubblicamente. A un certo punto sembrava che potesse avere successo, era attaccato da sinistra e da destra, contro ogni aspettativa Vannacci è sopravvissuto. Questa è la grande portata storica di questo libro. Ha saputo resistere al tentativo di cancellazione e così facendo ci dà la possibilità di reinserire nel dibattito due temi che erano stati estromessi dal discorso consentito. Molto brevemente, quali sono quelli su cui ci sono state più polemiche? Quando Vannacci ha scritto che esistono dei tratti somatici tipici degli italiani, senza con ciò ovviamente voler introdurre gerarchie razziali o discorsi di purezza razziale o xenofobici o altro, ha fissato un presupposto che è quello senza il quale non si può contestare il progetto, la realtà della sostituzione etnica. Io uso questo termine perché credo che descriva bene la realtà. Se non esistono etnie italiane, non esistono etnie europee, allora non si può contestare, non si può dire che non va bene il fatto che zone crescenti delle nostre città o delle nostre nazioni europee siano popolate da comunità allogene diverse da quelle che sono etnie originarie. Non si può contestare questo episodio, questi episodi di riscrittura della storia che si concentra soprattutto sui più giovani, lo vediamo nelle serie Netflix, come i libri di favole, dunque cioè, si parli della, non so, antica Roma, antica Grecia, si parli del folklore europeo, vediamo sempre l'introduzione surrettizia, anacronistica e storicamente falsa di personaggi etnicamente non europei, perché servono a suggerire ai nostri giovani che quella che è la realtà di oggi sia la normalità di sempre, e ovviamente questo serve a come dire, prevenire un pensiero critico rispetto a questo fenomeno. L'altro tema è chiaramente l'accenno sull'omosessualità, normalità o meno. Anche qui non credo, sono sicuro, anzi, che Vannacci non volesse, così come io non voglio denigrare, criminalizzare o insultare l'omosessualità come orientamento sessuale, sessuale o pulsioni, ma quello che è il discorso di Vannacci è molto più complesso di quella sola frase che è stata estrapolata. È una critica all'omosessualità ideologizzata e politicizzata. Queste non sono teorie del complotto. Se si va a leggere i libri dei teorici del femminismo degli anni 70-80, poi dei teorici gender, qua stiamo parlando di cose che sono moneta comune nelle università occidentali, che sono coloro che determinano poi quello che è il pensiero mainstream, che viene poi distribuito dai media, ci sono dei chiarissimi riferimenti al fatto che l'omosessualità vada promossa come stile di vita con una funzione politica. La funzione politica è, nel loro, per usare la loro terminologia, attaccare, contestare la cosiddetta eteronormatività del patriarcato. Quindi quello è la contestazione che si può muovere all'omosessualità, non in quanto tale, ma in quanto progetto politico. E ultimo commento e poi chiudo. Credo che si debba essere molto miopi per non comprendere quale sia il legame tra questo secondo tema, cioè la demascolinizzazione dell'uomo, defemminilizzazione della donna, che anche per chiare ragioni biologiche non può avere altro esito se non una crescita della denatalità, e collegarlo al suddetto tema della sostituzione etnica, cioè l'applicazione ipocrita della diversità alla sola Europa. Agli europei viene chiesto di rinunciare alla propria storia, di rinunciare ai propri spazi, di accettare su piedi di parità non persone ma intere comunità allogene. Questo tema della diversità non viene mai applicato al resto del mondo. Perché? Perché nel resto del mondo si scoprirebbe che la minoranza bianca, la minoranza minacciata in crisi demografica sono esattamente i bianchi. E questo, ancora una volta, senza teoria della cospirazione, si potrebbero prendere i testi della dottrina neomarxista, che, ripeto, sono quelli oggi di riferimento delle università occidentali, che ci spiegano benissimo che tutti questi progetti hanno uno scopo, che è decostruire la civiltà occidentale per costruire, tramite ingegneria sociale, un mondo nuovo, un uomo nuovo. Il vecchio progetto che fu del comunismo, riveduto, corretto, ovviamente, tramite nuove ispirazioni, ma è ancora quello. Quindi io non so poi se Vannacci condivide o meno quello che ho detto, ma una cosa è certa,
Vannacci, sopravvivendo a quel tentativo di cancellazione, permette di dire queste cose, io ho sempre detto, ecco, ma mi permette di dirle magari suscitando reazioni meno perplesse o censorie o rabbiose. Ma se Vannacci ha aperto uno spiraglio alla possibilità di discutere questi temi prima tabù, adesso sta anche a noi fare in modo che quella porta rimanga aperta, metterci in piedi per impedire che venga chiusa, perché ovviamente cercheranno di chiuderla e di rimporre nuovamente la censura che c'era prima. E questo è lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, in modo che dei temi prima vietati possano ancora essere trattati, perché se non riusciamo a parlare di quelle cose diventa molto difficile contestare e resistere ai progetti, chiamiamoli globalisti, neomarxisti, come vi piace di più, che sono quelli che noi come Machiavelli e penso molti altri cercano di contrastare. Io ho finito, adesso lascio ai veri protagonisti. Grazie Daniele, e ora la parola al professor Giulio Mondi. Mi sentite? Buonasera, ringrazio moltissimo l'avvocato Pittori per questo evento riuscitissimo. Voglio iniziare il mio intervento con una frase di un autore inglese vissuto fra l'Otto e il Novecento, un vero visionario, un vero profeta. Ve ne renderete conto da quello che dice. Ripeto, stiamo a metà fra l'Ottocento e il Novecento. Tutto quello che stiamo vivendo al tempo non esisteva. La grande marcia della distruzione, si chiama Chesterton, la grande marcia della distruzione intellettuale proseguirà. Tutto sarà negato, tutto diventerà un credo. È una posizione ragionevole negare le pietre della strada, diventerà un dogma religioso riaffermarlo. È una tesi razionale quella che ci vuole tutti immersi in un sogno. Sarà una forma assennata di misticismo asserire che siamo tutti svegli. Fuochi verranno attizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4. Ripeto, siamo fra l'Ottocento e il Novecento. Spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Noi ci ritroveremo a difendere non solo le incredibili virtù e l'incredibile sensatezza della vita umana, ma qualcosa di ancora più incredibile, questo immenso e impossibile universo che ci visse in volto. Combatteremo per i prodigi visibili, come se fossero invisibili. Guarderemo l'erba e i cieli impossibili con uno strano coraggio. Noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto. Ripeto, noi saremo tra quanti hanno visto eppure hanno creduto. Cristo diceva: beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Noi siamo nel tempo in cui affermare di vedere qualcosa è qualcosa di coraggioso o quasi folle. Noi siamo nel tempo in cui un libro, premessa la mia immensa reale stima per il generale Vannacci, sia chiaro che se il libro, l'avevo preavvisato in questa mia frase, fosse stato scritto 20, 25, 30 anni fa, lo avrebbero convocato, non so se per un procedimento disciplinare, ma per dirgli: ma cosa hai scritto? Perché nel libro di Vannacci, che adoro, ci sono, in tutte le pagine c'è scritto 2 più 2 fa 4, 2 più 2 fa 4. L'altro giorno io sono andato a parlare all'Università di Utrecht e prima di intervenire il moderatore mi ha chiesto: quale pronome vuole che usiamo per qualificarla? Maschio, he, maschio, femmina o dei dem? Loro. La percezione sostituisce la realtà. In realtà nel libro di Vannacci è un ripetere: guardate che le minoranze stanno soverchiando le maggioranze, e ancora di più la percezione, cioè l'irreale, sta sostituendo questo tavolo. Si può sostenere di sentirsi, percepirsi tavolo e quindi farsi chiamare tavolo. E ad oggi la persona, l'altro giorno c'è il caso di una persona che si è fatta tante di quelle operazioni chirurgiche, è quasi diventato un cane,
e si percepisce come cane e quindi ha adattato la propria aspetto fisico a ciò che si percepisce, e gli psichiatri dicono è completamente pazzo. Perché? Perché è pazzo? Visto che la percezione prevale sul reale. E aggiungo, c'è un libro che molti conosceranno e chi non lo conosce lo deve assolutamente leggere, chi l'ha letto lo deve rileggere, che è Orwell, George Orwell, 1984, in cui si parla di stop reati, e questo è collegato col libro di Vannacci e con la persona Vannacci. Perché che cos'è lo stop reati? Ne parlo in un libro, in un mio articolo sui reati orwelliani, che sono quelli che se fosse passata una certa legge probabilmente avrebbero applicato, la legge Zanna avrebbero applicato probabilmente al generale Vannacci. Lo stop reato vuol dire che ti impongono, tramite lunghe forme di indottrinamento, ti impongono un modello esistenziale, comportamentale, non solo un pensiero, proprio un modello di comportamento, un modello di esistenza in cui tu devi adattarti e devi amarlo. E nel momento in cui tu cominci ad adeguarti a questo modello orwelliano, ti abitui anche a non fare pensieri pericolosi. Lo stop reato vuol dire che non solo in pubblico devi stare attento a parlare, ma ti abitui a fermare quei pensieri anche del tuo privato. Cioè c'è una soglia che ti viene imposta in cui tu stesso, nel tuo privato, nel tuo intimo, ti limiti e non fai più quei pensieri. Che cos'è quindi il libro di Vannacci? È quel banalissimo Il re è nudo. Tutto è come se il libro di Vannacci, che parla di vari temi, tra cui ne parlavamo prima con il giornalista, per esempio parla temi prima accennati dall'esponente dell'associazione Machiavelli, ma per esempio parla dei temi ambientali, afferma chiaramente che se l'Europa, i paesi dell'Unione Europea cessassero adesso di qualunque attività industriale e decidessero adesso di tornare all'età della pietra nelle caverne, la riduzione di emissione di CO2 nell'atmosfera sarebbe del 7,3%. L'Europa nell'età della pietra, riduzione meno 7,3%. Il re è nudo, ha zittito Vannacci. È questo che il libro fa. Chi non l'ha letto lo legga, inviti a leggere, perché è un libro, 30 anni fa l'avremmo definito un insieme di banalità, ma perché 30 anni fa eravamo persone sane di mente. Oggi affermare, come vuole essere chiamato professor Gimondi, uomo, donna o dei dem, io me lo sono guardato facendogli sgranare gli occhi, dicendo ma secondo lei io cosa sono? Non lo so, deve uscire da lei, capite la pazzia? Mia figlia che studia lì a Utrecht, dice papà io ho davanti a me donne e le devo chiamare con pronomi neutri, e creando un disagio mentale, perché noi diamo per scontato, ecco il presupposto. San Tommaso d'Aquino diceva, quando iniziava la lezione poneva, appoggiava una mela sul suo tavolo di professore, diceva bene ragazzi miei, questa è una mela, chi dice l'opposto, chi nega questa realtà causale, può uscire dall'aula. Ecco, questa frase così semplice, questa è un tavolo, quello è un bicchiere, lui è palesemente un uomo e tra di voi ci sono palesemente delle donne, questa frase è considerata ideologicamente scorretta, ma in certi posti, in alcuni stati, in alcuni ordinamenti giuridici, è un reato. Lo stop reato di orwelliana memoria entra nei codici penali. Ecco perché il libro di Vannacci è fondamentale per aprire gli occhi, per gridare, scusate, ma quell'uomo non ha le vesti, è nudo. Quindi bisognerebbe cominciare a dire queste ovvietà, che un uomo è un uomo, la donna è una donna, questo tavolo è un tavolo, alcune leggi, e anche con tutti i suoi risvolti economici, che ripeto, è bellissimo il capitolo
di Vannacci sull'ambiente, perché parla di quello che ho detto prima, ma parla anche di case green, parla di auto green e quindi parla di tutti i risvolti, i danni economici che possono subire i cittadini italiani ed europei da queste scelte ideologiche. E concludo dicendo, e questo è il mio grande timore, ecco l'importanza del libro di Vannacci, di libri come il suo. Prima accennava l'avvocato Pittori di Papa Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI una volta dichiarò: io credo che l'Occidente si odi, abbia una volontà di destrutturazione, di suicidio di massa. Noi assistiamo a questo, la cultura woke, queste scelte che abbiamo a sfondo non sessuale, identitario. Io faccio sempre questo riferimento e poi mi taccio. A me sembra di vedere delle pitture, noi siamo passati da una pittura classica e neoclassica a una pittura simbolica, cubista. Gli uomini non sono più rappresentati con il viso, un collo, un corpo, le gambe, le braccia, gli occhi al loro posto, il naso al loro posto, la bocca al loro posto, è tutto rivoltato, è tutto destrutturato, ma questo solo in Occidente, perché dall'altra parte continuano a ragionare. Quindi io ringrazio Vannacci per questo libro, per il coraggio, perché dire 2+2 oggi è coraggioso. Ho letto vari interventi su Facebook che quasi minacciavano questo evento. Se è normale tacitare al Festival del Libro di Torino un ministro. Ecco, noi stiamo veramente rischiando il vero fascismo, stiamo veramente rischiando di togliere la libertà, perché il tanto citato articolo 21 della Costituzione non è ideologicamente orientato, dice che ognuno può dire ciò che vuole senza incorrere in reati in cui il generale non è in corso, se no l'avrebbero già denunciato, senza che questo articolo sia manipolato da una certa area politica. Quindi l'articolo 21 dà la libertà a ognuno di noi di esprimere liberamente il proprio pensiero senza che ci sia qualcuno che ci imponga come dire o esprimere quelle idee. E per questo ringrazio infinitamente il generale. Grazie. Grazie, buonasera, grazie di essere intervenuti così numerosi, grazie all'avvocato Pittori, al professore, grazie naturalmente a voi. Cerchiamo di essere i più snelli possibili e per dare poi nel finale spazio alle vostre domande che sicuramente saranno numerose. Vi chiedo un altro applauso al generale Roberto Vannacci. Sia il professore sia chi mi ha preceduto ha sviluppato questo tema che cercheremo all'inizio di fare delle considerazioni generali, poi magari andare addentro dei capitoli più specifici. Qual è la genesi di questo libro generale? E il concetto di concetti, l'abbiamo già detto, è stato già detto, le minoranze che sono libere, ci mancherebbe, non possono fare, imporre il fare alle minoranze, alle maggioranze, e soprattutto dettare l'agenda in uno Stato dove, come diceva giustamente il professore, questo libro 30 anni fa non avrebbe fatto notizia, perché è una sequenza di considerazioni di buonsenso, e ci metto anche l'autocritica verso la nostra categoria che si è sbizzarrita per 2 mesi d'estate a dire di tutto e di più, quando invece probabilmente altri problemi oltre a questo c'erano. Però questo ha portato acqua al mulino del generale Vannacci e del suo bel libro che è diventato l'evento editoriale dell'anno. Ci dica, generale, com'è partita la genesi, l'idea di questo libro. Sì, dottore, grazie mille, però anch'io faccio un paio di ringraziamenti all'inizio, poi rispondo alla domanda. Non certamente. Ringrazio l'avvocato Pittori che è stato l'ideatore di questo incontro, ringrazio gentili ospiti, non sto a ripetere i nomi perché li abbiamo già detti tante volte, ma ringrazio tantissimo tutti voi, ringrazio i presenti, ringrazio soprattutto chi il libro lo ha letto, ma anche chi non lo ha letto, perché sono sicuro che
più aspre, più caustiche, però dopo che almeno ci si è resi conto di quello che c'è scritto in queste pagine. Come è nato il libro? Il libro non è nato come il libro. Il libro è nato come una serie di idee che ho cominciato a scrivere a gennaio, quando si parlava di crisi energetica. Il gas dalla Russia non arrivava più, le bollette salivano alle stelle, moltissimi opinionisti in televisione proponevano soluzioni estremamente originali, ma dal mio punto di vista molto inefficaci e inefficienti. E quindi ho cominciato a buttare giù qualche idea su un pezzo di carta, pensando di scrivere un articolo su quello che invece avrei pensato potesse essere una soluzione alla problematica energetica, soprattutto contando sull'esperienza vissuta in tantissimi di quei paesi che basano il 90%, il 95% della loro economia sull'estrazione di combustibili fossili, come l'Iraq, come il Qatar, come gli Emirati Arabi Uniti, che vivono fondamentalmente di combustibili fossili. Poi sono venuti fuori l'ultima generazione, la pappa di pomodoro sulle opere d'arte, i blocchi del traffico, e anche là mi sono occupato di ambientalismo ideologico, anche questa una sorta di paradosso dal mio punto di vista. Poi sono andato in gita a Parigi, la città dove sono cresciuto, dove ho passato la mia infanzia, e ho trovato una città totalmente sconvolta. Le strade a grande scorrimento sono state sostituite da spiagge proprio sul lungo Senna, quei vialoni dove prima si circolava a 70-80 km all'ora, il limite a 30, una città totalmente congestionata, i mezzi pubblici non ce la fanno più a portare in giro una popolazione molto molto elevata, francese, monopattini elettrici dappertutto, però chiaramente le persone anziane i monopattini elettrici non li possono utilizzare solo un certo ceto della popolazione, il resto rimane a piedi. E quindi ho scritto il capitolo sulla città moderna e volevo pubblicare questi capitoli, diciamo, come sotto forma di articolo, però ormai avevo riempito 100-110 pagine e mi sono detto: ma perché non pubblichiamo un libro? Ci agganciamo qualche altra settore della società che rappresenta un paradosso e pubblichiamo. Quindi il tutto, siamo arrivati intorno ad aprile. Autoprodotto. Ad aprile, cioè, ci ho aggiunto qualche capitolo, quello sulla famiglia, quello sulla patria, quello sull'animalismo. Ecco, vi posso assicurare che l'ultimo che ho scritto è quello sul pianeta LGBTQ+++, perché non voglio essere esclusivo, non voglio lasciare fuori nessuno, e che non volevo neanche scrivere, sinceramente. Poi avevo iniziato a scrivere quello sulla scuola, però mi ero imposto una deadline, un momento finale. Dice: voglio terminare il libro, lo voglio pubblicare prima di andare in vacanza estive. Avevo un impegno l'11 di agosto a Firenze, la liberazione di Firenze, alla quale ho partecipato, e quindi ho detto: devo finirlo entro il 10 di agosto, se no poi si rimanda a settembre, non si può andare avanti. Fatto sta che l'8 di agosto, grazie a un amico, riesco a impaginarlo all'interno del modello che Amazon richiede, scelgo la copertina e la sera dell'8 agosto schiaccio il fatidico bottone, tutto a posto. Mi arriva un'email di ritorno, dice: entro 72 ore il libro sarà in vendita sulla piattaforma. Un po' scettico, dicevo: chissà, vedremo. L'indomani mi sveglio il 9 agosto, apro la mia mail e trovo una mail da Amazon che mi dice: il suo libro è in vendita. Caspita, sono passate neanche 10 ore e il libro è già in vendita. Effettivamente vado sulla piattaforma e il libro era in vendita. Il giorno dopo, la mattina seguente, un carissimo amico mi manda una foto su WhatsApp di lui sulla spiaggia con il libro. Questa è la storia del libro. Bene. Però non voglio lasciare poi il discorso del perché mi sono impelagato in questi temi, no? Perché sembra quasi un atto masochistico. Allora, ho parlato inizialmente di quei settori nei quali mi sentivo un pochettino più preparato. Io ho fatto degli studi scientifici, quindi parlare di energia, parlare di ecologia, parlare anche di città, di sistemi di trasporto, mi sembrava molto più congeniale. Però ho approcciato proprio questi problemi con l'ottica del buonsenso e anche quella del paradosso. Quindi ho trattato tutti quegli argomenti che mi sembravano assolutamente paradossali. Quindi ho cominciato a trattare proprio di famiglia, di patria, del perché non c'è più il sentimento di patria, come mai, e perché la famiglia, si dice sempre che la famiglia del futuro è quella qui, queer,
oppure che le famiglie tradizionali non esistono più, e ho cercato sempre di supportare, magari non ce l'ho fatta, non ci sono riuscito, tutte queste opinioni con dei numeri, con dei fatti, con qualche cosa che fosse attinente alla realtà. Non so se ci sono riuscito, però insomma, quello che ha illuminato questo percorso è stato proprio questo. Certamente. Ci leviamo subito il dente, generale, tanto ci saremmo arrivati presto. Lei per molti è già leader di una maggioranza silenziosa, quella, se lo ricorda, dei primi anni 70 a Milano, gli ex DC che scontenti dell'andazzo, e per molti in generale era un soggetto politico, magari in vista delle europee. Chiariamo subito, lei è stato cercato, e cosa vuole fare da grande? Allora, oggi sono venuto con lo zaino, e questo a ribadire il fatto che sono un soldato e che farò il soldato. Mi stupisce, ma dall'altra parte mi fa anche piacere il fatto che ci siano molte persone che si siano ritrovate nelle tematiche che ho espresso nel libro. Proprio nell'introduzione, vado un po' a memoria, però insomma, avendolo scritto più o meno me lo ricordo, scrivo che non credo di essere il portavoce della maggioranza, perché non ne ho né le caratteristiche né l'autorevolezza. Però scrivo anche che ritengo tuttavia che nelle tematiche che espongo una buona fetta della società si ritrovi. E a giudicare dal numero delle vendite, ma anche dal numero dei presenti qua stasera, credo che insomma tanto lontano ci sia andato. Ecco, e finiamo il discorso della politica con, so che insomma è un argomento che lei è un soldato, l'ha detto, però l'atteggiamento del ministro Crosetto nei suoi confronti, soprattutto per come si è sviluppata questa polemica con una censura sulla quale poi si è tornata indietro senza avere una lettura completa, e stupisce il fatto che si sia ragionato sull'onda emotiva della polemica. Lei mi può rispondere oppure no, qual è il suo punto di vista su questa vicenda? Ora lei è stato avvicendato, però giustamente rivendica un ruolo ben preciso nel lavoro che ha sempre fatto. Meritoriamente. Sì, dottore, io sul ministro Crosetto non dico nulla, non mi espongo, anche perché il mio ministro al ministro mi lega un rapporto di onore, di fedeltà, di disciplina, ed è una cosa che io peraltro ho sempre detto, quindi da questo punto di vista non spendo parole. Spendo invece parole sulla questione della libertà di espressione, ovvero il libro è stato inizialmente totalmente accusato impropriamente, in quanto secondo i miei promotori, che sono Pucciarelli di Repubblica e Cazzullo del Corriere della Sera, conteneva una serie di nefandezze, una serie di offese, di lesioni delle dignità, ma addirittura lesione della Costituzione, offesa alla Costituzione e offesa alla Repubblica. Ora, tutte queste accuse, sinceramente, piano piano, una alla volta, ho cercato di sgretolarle e penso di esserci riuscito. Tutto sommato il razzismo è un reato, quindi se avessi commesso tale fattispecie di condotta sarei oggi di fronte a un giudice, o comunque qualcuno mi avrebbe se non altro denunciato, invece ciò non è mai avvenuto. E poi, voglio dire, leggendo il libro sfido chiunque a trovare una qualsiasi frase che fosse razzista. Stessa cosa per l'omofobia, stessa cosa per la xenofobia, addirittura sono stato accusato di putinismo. Meno male che il dottor Vespa è intervenuto in una trasmissione, insomma, alla fine si è reso conto anche lui che probabilmente ci doveva pensare un po' di più su questi epiteti che mi venivano assegnati. Ma fondamentalmente la cosa che mi ha colpito più di tutte non era tanto, vabbè, le accuse infondate, e ci stanno anche quelle, ma il fatto che fondamentalmente il libro non dovesse essere letto, non bisognasse parlarne. Una sorta di censura, se volete, di quello che è stato scritto, perché le tematiche che venivano esposte sono state automaticamente giudicate irricevibili. È stato usato proprio questo vocabolo da parecchi, cioè no, quello che dice Vannacci è irricevibile e quindi non se ne può discutere. Sulla base di quale principio? Non lo so. Sulla base di quale prassi? È difficile da capire. E di fronte a questo atteggiamento io sinceramente non mi sono rassegnato. Prima mi ha fatto ridere perché dice Vannacci è sopravvissuto. Ho sorriso perché fa parte del nostro addestramento
uno dei corsi più duri è il corso di fuga, evasione e resistenza agli interrogatori. Quindi fondamentalmente credo che qualche cosa sia servito, se sono riuscito a sopravvivere anche a un attacco mediatico di questa società multietnica, società multiculturale. Lei dice testualmente: la società multietnica non è mai spontanea, è quasi sempre, molto spesso, imposta da condizioni di necessità. L'immigrazione non è ineludibile, ma è governata dalla convenienza. Ecco, se queste sono considerazioni che la fanno tacciare delle peggiori infamie, insomma, siamo arrivati. Ma soprattutto perché mi baso su dei dati storici. Esatto. No? Quindi la Cina, che non è un'isola, per centinaia d'anni è stato un impero totalmente chiuso. Non entrava nessuno, o chi entrava non usciva più. La grande muraglia cinese è stata costruita anche per questo. Quindi, pur non essendo un'entità isolata e facilmente difendibile, ha imposto per centinaia di anni una sorta di governo di qualsiasi entità si volesse spostare all'interno dei confini. Ma poi nel libro io faccio due esempi molto, molto contemporanei, il Giappone e l'Australia. È vero che sono delle isole, ma è altrettanto vero che sono sottoposte a delle pressioni migratorie totalmente assimilabili a quelle alle quali può essere esposta l'Europa o altri paesi. Eppure entrambi hanno applicato delle politiche riguardo all'immigrazione molto, molto forti, molto decise. Entrambi sono paesi democratici, entrambi sono paesi dove si rispettano i diritti umani, e nessuno dei due paesi è stato condannato dal tribunale dell'AIA oppure è imputato in qualche tribunale dell'ONU nel quale si discute del non rispetto dei diritti umani. Quindi evidentemente i metodi, i sistemi per governare i flussi migratori ci sono. E quando mi si paragonano i flussi migratori a quelli degli emigranti italiani dell'inizio del Novecento o addirittura ancora prima, ci sono delle grossissime differenze. I nostri emigrati erano emigrati legali, arrivavano tramite delle navi che partivano principalmente da Genova e da Napoli negli Stati Uniti, arrivavano a New York, andavano a Ellis Island, venivano controllati, venivano sottoposti a delle visite mediche. Chi non era a posto con tutto quanto era richiesto se ne ritornava in Italia, e quindi sono fenomeni ben diversi. Uno era un fenomeno controllato, l'altro invece viene proprio chiamato un flusso. E il flusso, per me che insomma ricordo aver fatto questi studi scientifici, è un qualche cosa che si applica a ciò che non è solido, si applica ai fluidi, si applica ai liquidi, e i liquidi notoriamente si muovono dalle posizioni a quota più alta alle posizioni a quota. In questo caso le posizioni a quota più bassa, secondo il ragionamento che faccio, sono la convenienza. Cosa vengono a fare? Perché vengono in Europa? Perché non si fermano a metà strada? Cioè, chi scappa dalla guerra, per esempio da paesi come l'Afghanistan, prima di arrivare in Europa, insomma, ne percorre di strada. E ci sono tantissimi paesi che non sono l'Europa che consentono una vita decorosa, una vita non minacciata di morte, e quindi si potrebbero fermare prima. Ne nomino uno, in Kazakistan. Perché non si fermano in Kazakistan? È un paese che dove tutto sommato non si vive poi così male, no? Beh, vengono in Europa perché evidentemente, ma anche legittimamente, noi offriamo loro molto di più, e quindi loro giustamente vanno dove è più conveniente, né più né meno. Quindi, se vogliamo regolare questi flussi migratori, nel libro faccio un paragone un po' ai sistemi fluidi, bisogna da una parte alzare la quota del livello più basso e quindi rendere meno conveniente venire in Europa, dall'altra abbassare la quota dei paesi di origine e quindi stimolarli a rimanere. E qua aggiungo un qualche cosa che deriva dall'esperienza fatta in questi paesi, perché quando arrivano questi disperati sulle nostre coste ci fanno vedere le foto di queste persone in stato di bisogno, molti anche devo dire in ottima salute, vengono passati come eroi. Ma i veri eroi, dal mio punto di vista, sono quelli che restano. Sono quelli che combattono per il loro paese, che lavorano e che cercano di creare le condizioni per avere dei figli che possano crescere in quel territorio e avere delle opportunità maggiori rispetto ai padri, che non è né più né meno di quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri avoli, i nostri trisavoli, che hanno combattuto per creare delle condizioni nelle quali noi oggi ci pregiamo di vivere.
Questo è secondo me cioè il paradosso delle migrazioni. Trattiamo da eroi chi scappa. Trattiamo da eroi chi scappa invece di trattare da eroi chi rimane e chi cerca di fare qualche cosa per la propria terra. Io rimanevo allibito quando ero in Iraq e addestravamo le truppe irachene che partivano a migliaia per combattere lo Stato Islamico e molte non rientravano. Questi giovani di 18, 19, 20 anni, e io spesso chiedevo loro: ma perché voi vi siete arruolati, andate a combattere, rischiate la vita e non scappate come fanno tanti altri? Questi mi guardavano quasi con la stizza, no? Di chi è punto nell'orgoglio. Dice: ma perché noi siamo iracheni? Perché noi vogliamo combattere per la nostra patria, vogliamo che i nostri figli possano vivere qua, dove siamo nati noi, dove sono nati i nostri padri. Questo è essere eroici, no? Questo è dimostrare di voler creare quelle condizioni per poter continuare a vivere sulla propria patria, non scappare, anche mettere al mondo un figlio. Ma perché mettiamo a mondo un figlio se poi siamo convinti che debba scappare perché non esistono le condizioni per fargli vivere una vita decorosa? E tutto questo secondo me va preso in esame quando si tratta dell'immigrazione, e non considerarli semplicemente dei disperati perché sono arrivati sulle nostre coste. Ora, non si vuole negare l'aiuto a nessuno, anzi, si dovrebbe fare un discorso molto più selettivo, però ecco, da lì a far passare invece chi rimane un poveraccio e chi parte un eroe, forse. Sicuramente siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa debba fare di più, e questo è scontato rispetto al nulla o quasi nei nostri confronti che ha fatto. Però io, a proposito di immigrazione generale, una domanda gliela devo fare. Si scagliano contro di lei anatemi e offese di ogni genere, e poi vediamo la vicenda della dottoressa Apostolico che è finita nel dimenticatoio, quasi, insomma, una parte dello Stato si scaglia contro lo Stato. Lei che idea si è fatta di questa vicenda? Allora, anche qua io non rispondo, perché chiaramente essendo un militare in servizio lei non risponde alle provocazioni. Però qua mi tolgo, voglio dire qualche cos'altro. Allora, c'è il principio di terzietà, certo, delle forze armate, di neutralità delle forze armate. Io sono un rappresentante delle forze armate e quindi non esprimo pareri né sull'operato del governo né sull'operato delle altre istituzioni che formano il governo. Ecco, se io lo facessi verrei meno alla terzietà delle forze armate. Ma esprimere invece delle opinioni su delle problematiche sociali o esprimere delle opinioni su temi di attualità, ma che c'entra con la terzietà delle forze armate? Non c'entra nulla. Io a volte dico: ma se io avessi scritto un libro esaltando il Milan e i milanisti e deridendo l'Inter e gli interisti, no, avrei scritto un libro parte, perché giustamente qualcuno mi avrebbe mai accusato di essere venuto meno la terzietà delle forze armate? Credo di no. Allora, non vedo perché molti sostengono che, essendo io un alto rappresentante delle forze armate, scrivendo un libro nel quale racconto i paradossi della vita moderna, fa venir meno la terzietà. È una cosa che prima o poi mi spiegherà. Posso aggiungere una cosa sulla cultura? Certo. Perché è un concetto che nella società multietnica e multiculturale, certo, volevo toccare, se non altro perché molte delle critiche che sono venute a questo capitolo provengono da tutta una schiera di persone che ritiene che la cultura italiana non esista, perché dice che la cultura italiana è il frutto dell'intreccio e del frammischiamento di tante altre culture che si sono in qualche modo venute a toccare nel tempo. E inizialmente ci ho pensato, dico: hanno ragione questi signori. Poi però, pensandoci un pochettino più attentamente, mi sono reso conto che questo discorso avrebbe un senso se si facesse astrazione di una variabile che invece è imprescindibile nel concetto stesso di cultura, che è quella del tempo. Noi siamo quello che siamo perché ci siamo cristallizzati in 5.000 anni di storia. Non possiamo eludere i 5.000 anni di storia nel definire la nostra cultura. La cultura, in senso antropologico del termine, è sinonimo di civiltà, e la civiltà rappresenta quella serie di caratteristiche specifiche e peculiari di un gruppo sociale. Ora, nel tempo, noi siamo come una roccia arenaria, no? Che è dura, è solida, ha una sua forma, è come se
che sono anch'essi impalpabili, che piano piano si sono sedimentati e sono diventati rocce. Ma cosa è che li ha fatti diventare rocce? Il tempo. Allora, ogni volta che noi rifiutiamo un elemento identitario della nostra cultura, neghiamo un inno, neghiamo una bandiera, neghiamo una tradizione, neghiamo una qualsiasi, neghiamo di festeggiare il Natale o di esporre il presente. Togliere il crocifisso. È come se noi prendessimo un martello e dessimo martellate a questa arenaria che si è già formata per ridurre in poltiglia, in modo da consentire ai sedimenti che stanno arrivando negli ultimi secondi di potersi mescolare con ciò che invece si è consolidato in 5.000 anni di storia. Ecco la differenza che c'è tra una cultura veramente consolidata, come è quella nostra, è innegabile, cioè non possiamo negare una cosa, cioè come si fa a negare? E quello invece che ci vorrebbero far credere questi signori che ci dicono che la cultura italiana non esiste. Ecco, le chiedo di tenere il microfono abbastanza vicino alla bocca. Sicurezza, mi ha colpito la sua considerazione, va custodita e soprattutto combattuta la deresponsabilizzazione, cioè delinquono perché è colpa della società. Questo è un concetto molto diffuso. Come non si percepisce più un caposaldo del nostro ordinamento che è la certezza della pena. Alla luce di tutto questo, come valuta i comportamenti di quei politici, senza fare nomi, che si schierano violentemente contro chi fa i video nelle metropolitane contro i borseggiatori o le borseggiatrici e dice che sono una violazione della privacy del ladro? Ma io, senza fare nomi e senza riferirmi specificatamente a qualcuno, nel libro li chiamo l'Italia che rema contro. C'è un esempio di Italia al contrario. L'Italia che rema contro, perché nessuno vuole mettersi contro la privacy, no? Però secondo me nella scala dei valori probabilmente occupa uno scalino molto più basso. Di fronte invece a chi continua a perpetrare dei reati in maniera recidiva e sa che non esiste modo per porre una fine, no? Un limite a questi reati, appellarsi al fatto che c'è il diritto della privacy sicuramente mi sembra un'Italia che rema contro. Anche perché, insomma, io non sono un uomo di legge, ma tra di voi ce ne sono tantissimi e non vorrei dire delle cose non corrette. Però, insomma, ritengo che questi signori commettono questi atti in pubblico, no? Quindi sono loro stessi che vengono meno a quella che dovrebbe essere la loro privacy. Primo problema. Secondo problema, la cosa più grave a cui porre rimedio è sicuramente il furto, è sicuramente quello che loro invece continuano a fare. L'eccezione dei problemi se ci danno una mano all'impianto. E sull'eccesso, sul concetto di legittima difesa e l'eccesso colposo, sì, di legittima difesa? Allora, su questo concetto io porto la mia esperienza personale, perché a me non torna un principio fondamentale quando si parla di eccesso colposo di legittima difesa, no? Allora, si dice che, l'avvocato sicuramente poi mi correggerà, quando si tratta di legittima difesa si tratta di due principi, che è quello di necessità e quello di proporzionalità. Però io che faccio l'attaccante per mestiere, ho studiato tutta la mia vita in modo da svolgere il mio compito per mettere in soggezione di quota colui che attacco, e lo so fare molto bene. Quindi so sfruttare il tempo, l'iniziativa, la concentrazione sull'obiettivo, i mezzi che posso utilizzare per prendere di sorpresa l'avversario e sicuramente metterlo in condizioni assolutamente di non poter reagire, in condizioni di inferiorità. Magari non per tantissimo tempo, però riesco a farlo, altrimenti tutti gli attaccanti perderebbero. Allora, come si fa a dire che colui che si difende può essere superiore a colui che attacca? Colui che si difende subisce l'iniziativa, subisce il tempo, subisce la sorpresa e poi subisce un altro problema grandissimo, che non sa quelle che sono le intenzioni dell'attaccante. Colui che viene attaccato cosa ne sa se l'aggressore gli vuole rubare l'orologio, portare via le scarpe o è disposto a privarlo della vita per ottenere l'obiettivo? Non lo può sapere. E quindi reagisce in base a quella che è la percezione del pericolo. Come si fa a misurare la percezione del pericolo?
esame di misure meccaniche e termiche, nel quale ci spiegavano come si misurano tutte le varie entità. Ma misurare la percezione del pericolo qualcuno me lo sa insegnare? Io sinceramente mi troverei in un grassissimo dilemma a cercare di misurare la percezione del pericolo. E io che devo giudicare una persona in base alla percezione del pericolo che lui ha interiorizzato, come faccio a farlo? Quindi, invece di riferirsi, dice, ma tu hai esagerato nella tua reazione, quello non voleva altro che portarti via il panino che c'avevi in mano. E ho capito, ma come faccio a saperlo in anticipo? E soprattutto, come faccio in quel microsecondo in cui devo prendere la decisione se difendermi, se scappare, se proteggere i miei familiari, a riuscire a ragionare su tutti questi principi? No, spesso e volentieri non ci si riesce, anzi è innaturale riuscirci, perché l'istinto è quello di difendersi con il massimo della capacità di riuscita. Non vado a calcolare e a prevedere tutto quello che potrebbe poi portarmi a delle conseguenze spiacevoli da un punto di vista giuridico. Quindi un po' lo slogan, no, la difesa è sempre legittima, deriva da questo ragionamento, che non deve essere portato agli estremi, però ha la sua ragione di esistere. Colui che si difende è sempre in inferiorità. Quindi pensare che sia sproporzionata la difesa, sapendo che è sempre in inferiorità, dal mio umile punto di vista, è una cosa abbastanza paradossale. Ecco, ma a proposito di questo, si dice sempre, chi invoca, e sono tanti, delle misure più stringenti, più restrittive, più dure, vuole uno stato di polizia. Ma le forze ora all'opposizione che evocano questi fantasmi, questi pericoli, non capiscono, non sono in mezzo alla gente per capire che queste politiche non portano voti, ma anzi sono degli autogol che portano voti alla concorrenza, come si dice, alle forze che si basano la loro politica su questo denuncia della percezione di pericolo. Lei che idea si è fatta? Cioè, è una cosa ideologica oppure veramente un autogol? Io non la metto sul piano politico, non la metto sul piano politico, la metto da un punto di vista di un principio che secondo me è sempre di buon senso, cioè mettere in galera o mettere in condizioni di non nuocere i delinquenti non vuol dire essere tirannici o uno stato autoritario, è un semplice principio sociale. Ora non capisco perché invece si cercano di trovare principi diversi. Una persona che non si adegua alle regole della società deve essere messa in condizioni di non nuocere, con tutta una serie di provvedimenti che saranno graduati, saranno quello che volete, però non possiamo continuare a deresponsabilizzarlo supponendo che sia colpa di qualcun altro o comunque a continuare a non prendere provvedimenti, perché poi si trasforma sicuramente in un caso politico, ma si trasforma nella percezione di non sicurezza da parte di tutta la società. E io nel libro ricordo che il bisogno di sicurezza, al di là dei bisogni primari, no? Cioè quelli che garantiscono la sopravvivenza, mangiare, bere e dormire, è il primo che viene. Quindi le società si costruiscono proprio perché riescono a soddisfare meglio il bisogno di sicurezza, altrimenti ce ne staremmo da soli a fare le nostre cose e saremmo sicuramente molto più contenti. Quindi se in una società viene meno la percezione della sicurezza, secondo me viene proprio meno il concetto stesso di società, che si sfalda. Ed è uno dei problemi di questa società che prima accennava sia l'avvocato Pittori che il professore, è questa società che si va sfaldando, cioè stiamo perdendo veramente la trebisonda di tutti quelli che erano i principi sui quali si basava il nostro vivere sociale sino a qualche anni fa. La famiglia, e questa famiglia attaccata da frange che appartenenti a vari gruppi, però le dice se la famiglia è sempre stata la famiglia naturale, quella che è motivo c'è. Da cosa nasce quest'odio, secondo lei, verso il concetto tradizionale di famiglia, di Saviano, della compianta Michela Murgia, di tutto questo movimento che vede tutto ciò che è etero? Secondo me fa parte del progetto di destrutturazione della società, no? Perché la famiglia, nel libro, io la definisco come la cellula fondamentale di qualsiasi società.
se voi vedete al mondo, è sempre la famiglia, la cellula basica, quella dalla quale parte tutto. Se noi vediamo quello che è successo negli ultimi 2 o 3 mila anni, abbiamo visto che le civiltà e le culture sono apparse, si sono sviluppate, sono state distrutte da guerre, epidemie, peste, qualsiasi cosa, no? Avvenimenti che hanno fatto nascere e morire società e civiltà intere. Quello che è rimasto fisso negli anni e nei secoli è la famiglia, è il mattone basilare, quello col quale, se tutto va a rotoli, poi si riparte da capo e si riesce a ricostruire qualsiasi opera, per quanto strabiliante possa essere. Se noi distruggiamo il mattone e ci resta la sabbia, e ha voglia metterci il legante nella sabbia, non si riesce più a costruire nulla. Quindi probabilmente c'è la volontà, insieme a quella di distruggere altri punti di riferimento meno importanti dalla famiglia, ma sicuramente comunque punti di riferimento, la patria, i confini, la sicurezza, proprio anche quello di distruggere o in qualche modo declinare in maniera diversa quello che è il concetto fondante di tutte le società e soprattutto della società occidentale. Io nel libro, per essere molto, molto sintetico, individuo nella famiglia 3 compiti principali. Primo, il compito della procreazione. Secondo, il compito dell'educazione dei figli. E terzo, il compito di fornire un modello della società stessa. E sono molto, molto, molto terra-terra, no? Dico, fondamentalmente nella famiglia ci sono gli adulti che comandano e i figli che seguono. Dico, ma tu sei un dittatore? No, non sono un dittatore. Chiamatelo come vi pare. In qualsiasi società c'è chi detta le regole e chi in qualche modo le segue. Sia essa una società dittatoriale, democratica. Poi è il modo col quale vengono dettate le regole, ma i principi sono sempre gli stessi. E mi riferisco anche a un principio naturale, perché la natura è molto meno democratica di noi, è molto più selettiva. In natura, se i cuccioli di una coppia non eseguono gli insegnamenti dei genitori, muoiono, tutto e basta. Quindi la natura è già selettiva in questo senso. Nella famiglia, fortunatamente, insomma, ci sono dei meccanismi un pochettino più umani, però il principio è sempre lo stesso dal mio punto di vista. E vado ancora più a fondo. Lei dice: non esiste un diritto alla genitorialità, esiste il diritto dei figli ad essere cresciuti da chi biologicamente. Sì, il diritto naturale. Ma il diritto alla genitorialità io non ne ho mai sentito parlare, non esiste neanche in natura. La natura, anzi, è selettivissima. Per procreare in natura bisogna combattere. E chi vince procrea. A cornate, zampate, unghiate, morsi. Chi non vince sta bocca asciutta, appunto. Non è che si discuta molto, proprio anche in natura, no? Volendo partire da quella che è la madre di tutti noi. Il diritto alla genitorialità non è mai esistito neanche nella società umana, è un desiderio, è un'ambizione, può essere qualsiasi cosa, ma non è mai stato un diritto, perché proprio la natura non lo concepisce come tale. Invece è un diritto naturale quello di essere figli di un uomo e di una donna, ma non perché è una cosa campata per aria, è una cosa ideologica, ma perché su 8 miliardi di persone che siamo sulla Terra non ce n'è uno che non sia figlio di. Questi sono concetti talmente banali, come diceva prima il professore, ma talmente basici che insomma, trovare e provare a contestarli, secondo me è anche imbarazzante. Non lo so. No, certamente. A me ha colpito a questo proposito, che è un aspetto marginale, però dall'idea, se ce lo vuole spiegare meglio, questo discorso delle carriere alias. Cioè, è una cosa allora, talmente sì. Sconcertante, sì. Che io l'ho letta 4 volte e devo essere sicuro di aver capito bene. Allora faccio una piccola premessa, no? Perché quando tratto l'universo dei non eterosessuali, li tratto un po' come una categoria protetta, e io ritengo che si sono arrogati un diritto che hanno solo uno. Questo è il diritto alla percezione, quello di cui prima parlava il professore. No, ma loro si sono arrogati questo diritto perché poco importa se io sono alto 1,90 m, sono peloso, sono nerboruto e ho la barba, però se io mi percepisco come una donna non c'è nulla da fare, mi dovete chiamare Eleonora, devo avere la possibilità di andare nei bagni delle donne,
e se faccio attività sportiva devo gareggiare con le donne, perché questo è il diritto alla mia percezione. E allora a me viene un po' da ridere, no? Perché anche io mi percepisco molto intelligente e vorrei farmi assumere al CNR, al centro di ricerche, però ogni volta mi fanno un esame, mi bocciano, mi dicono: ma dove vai tu? Ma vedi, andare a casa, perché da noi non c'è spazio. E quindi violano la mia percezione di essere estremamente intelligente. E poi ho conosciuto delle bellissime signore che sono molto avvenenti, hanno una certa età, però non la dimostrano. E una di loro un giorno è andata all'anagrafe e ha detto: senta, ma mi guardi, io dimostro 35 anni, sulla mia carta d'identità c'è scritto che ne ho 55, però visto che la mia percezione è quella di averne 35, le chiederei per cortesia di scalarmi 20 anni dalla mia carta d'identità, perché così mi percepisco io. E l'ufficiale dell'anagrafe ha detto: sì signora, non si preoccupi. Poi ha tirato sul telefono, ha chiamato il trattamento sanitario obbligatorio per chiedere alla signora di accomodarsi. Ecco, questo diritto alla percezione se lo sono arrogati solo gli omosessuali. Anche questa è una cosa particolare. E la carriera alias mi ha lasciato anche là molto perplesso, perché intanto devo dire che i nostri dirigenti scolastici dimostrano di avere la testa sulle spalle, perché loro la presentano come una grande vittoria, no? Dicono: già in 233 istituti si applicano le carriere alias. Poi sono andato a farmi un conto degli istituti che ci sono in Italia ai quali sarebbe applicabile un istituto del genere, sono più di 3.000. Quindi vuol dire che il 93% dei nostri dirigenti scolastici hanno detto: no, le carriere alias anche no, lasciamole perdere. Però parlando di questa cosa è veramente, non lo so, è imbarazzante. Cioè, che cos'è questa carriera alias? Che ho scoperto anche io documentandomi prima di scrivere il libro. Adesso, se un ragazzo non maggiorenne si percepisce del sesso diverso rispetto a quello che lui è fisicamente, può a scuola, in base a quelli che sono, neanche una direttiva, non c'è nulla, è solo un protocollo, qualche cosa che i dirigenti decidono in maniera autonoma di accettare, farsi chiamare con il nome opposto al suo sesso biologico. E però anche questa cosa, fosse solo il nome, non mi darebbe più tanto fastidio, tanto più che esistono dei nomi, per esempio Andrea in rumeno si usa sia per gli uomini che per le donne, insomma ci sono molti nomi che possono essere interpretati in maniera diversa. Ma la cosa che a me invece colpisce e che prevarica la maggioranza è il fatto che questa persona poi ha il diritto di entrare nei bagni del sesso del quale lui si percepisce. E poi, adesso non so quale scuola potrebbe andare, ma ci sono scuole dove ancora l'educazione fisica si fa seriamente, per cui probabilmente potrebbe fare la doccia o potrebbe andare negli spogliatoi di quel sesso del quale lui si percepisce. Insomma, e io ho due figlie, una di 9 anni e l'altra di 11, e sapere che c'è Eleonora, che però io lo chiamo Batacchio, non credo che sia nome volgare, no? Perché mi hanno detto che sono stato volgare, rozzo. Dice: ma insomma, che ci sia Eleonora col patacchio in mezzo alle gambe che fa la doccia insieme alle mie figlie, ma a me non va molto bene, non perché chissà che cosa penso che possa succedere, però insomma non mi sembra una cosa molto ortodossa. Ma in più c'è anche un'altra questione che secondo me è importante, ovvero una legge per il cambiamento di sesso in Italia esiste e dal 2012 non presuppone neanche un intervento chirurgico. Allora, con questa carriera alias noi ce ne freghiamo della legge, ce ne freghiamo dei giudici, ce ne freghiamo dei medici. Che ci vuole la maggiore età? No, non ci vuole. Allora, con la carriera alias basta l'autorizzazione dei genitori. No, in base alla legge. In base alla legge ci vuole la maggiore età. No, cioè, con questa legge noi ce ne freghiamo. Noi stabiliamo in maniera arbitraria che quello che si sveglia la mattina, al posto di mettersi pantaloni blu, se li vuole mettere neri, la stessa cosa fa cambiando il sesso. Sappiate che sempre facendo le ricerche mentre scrivevo il libro, che questa cosa è legge in Spagna. In Spagna, a 16 anni, senza l'accordo dei genitori, un ragazzo non può comprare una macchina, non può comprare un motorino, non può firmare un contratto, però può decidere di cambiare sesso. Ecco, un'altra cosa a proposito della famiglia che mi ha colpito, perché è un po' fuori dal coro da parte sua, è che il servizio all'infanzia, le dice, lo deve fare la famiglia, non delegare, con una giusta retribuzione. Lei si è indicato tutti gli insegnanti dei nidi d'Italia e altre cose, però la spieghi meglio, cioè io
cresco mio figlio, mia moglie cresce mio figlio e ci pagate per farlo crescere. Sì, allora, anche questa idea mi è venuta andando a cercare nei dati, no? Sono andato a vedere alla fine i dati economici, perché nelle ultime decadi si cerca di sviluppare sempre di più gli asili nido, i servizi all'infanzia, come se il servizio all'infanzia fosse qualcosa che debba fare un terzo. La famiglia non fa più il servizio all'infanzia, deve fare altre cose. Cioè, da una parte la spinta al lavoro ad ogni costo, ovvero nella famiglia devono lavorare tutti, il lavoro inteso come produzione, però poi se si fanno i figli, questi figli devono essere dati a qualcun altro che si occupi della loro infanzia. Allora io mi chiedo, ma non sarebbe più logico cercare di fare invece il servizio all'infanzia nell'ambito della famiglia e far lavorare invece e produrre quelli che poi invece sarebbero delegati a svolgere il servizio all'infanzia? E durante i vari dibattiti televisivi sentivo no, perché economicamente è più vantaggioso, per ogni mamma che lavora si creano due posti di lavoro e così via. E io mi chiedevo, ma creare due posti di lavoro per svolgere lo stesso servizio non vuol dire aumentare la ricchezza, ma vuol dire spalmarla, né più né meno. Cioè io alla fine produco la stessa cosa, però la divido in due, in tre, e non genero nulla, non genero assolutamente ricchezza. Poi sono riuscito a reperire su internet uno studio fatto da una laureanda in scienze sociali, nel quale si prendevano in esame i costi per ogni bambino al mese che viene mandato al nido, e mi sembra di ricordare che per un lattante, per un bambino di pochi mesi al nido, la comunità spenda circa 2.000 euro al mese, e per un bambino leggermente più in su con i mesi, un bambino di 7, 8, 9 mesi, si scenda sui 1.300, 1.400, 1.500, tenendo conto della retta che pagano le famiglie, che si aggira dai 400 ai 600 euro al mese, il resto è a carico della collettività. Quindi, se ci costa così tanto mantenere un bambino all'asilo nido, ma non sarebbe meglio pagare uno dei due genitori? E qua almeno mi tolgo di dosso anche l'accusa di sessismo, dice no, lei è quello che vuole che le donne siano a casa. No, non mi interessa, o la donna o l'uomo, per prendersi cura dei figli, perché oltretutto Questo provvedimento verrebbe incontro anche alla motivazione per la quale si fanno i figli, no? Cioè, io e mia moglie abbiamo fatto i figli perché avevamo la voglia di prendercene cura. Possiamo farlo perché fortunatamente abbiamo una condizione che ci consente di farlo. Uno dei due ha deciso di dedicarsi alla famiglia, ma una famiglia nella quale, per un problema meramente economico, entrambi i genitori sono obbligati ad andare a lavorare. Non è questa una sorta di imposizione dittatoriale? A me sembra di sì. Vogliamo dare invece la possibilità di scegliere se occuparsi della famiglia o se andare a lavorare? E per fare questo penso che il reddito di maternità sia una cosa assolutamente proponibile. Anche perché colui che si occupa dei figli, al contrario del reddito di cittadinanza, ma colui che si occupa di figli invece nel reddito di maternità, la svolge un ruolo sociale. E come se lo svolge? E le mamme e i papà che sono qua presenti lo sanno in maniera molto, molto pratica il ruolo che viene svolto. Sul tema che giustamente le sta più molto a cuore, che è quello dell'ambiente, ha già parlato il professore, questa vulgata che dice che dobbiamo tornare all'età della pietra, in realtà poi i benefici sarebbero talmente irrisori, anche se indubbiamente qualcosa per i paesi poveri e per aiutarli a inquinare di meno va naturalmente fatto. Però lei ha scoperchiato la pentola che conoscevamo tutti, che le politiche green in realtà privilegiano i ricchi. Cioè è un dato di fatto, perché il ricco di solito abita in centro e quindi può usufruire o dei mezzi ecologici oppure andare a piedi, il povero abita nelle periferie, la famiglia povera deve portare i bambini da una parte all'altra della città, insomma sono costi che le politiche green fanno ricadere sui ceti più deboli. Come ci si esce da questo paradosso? Allora, ci si esce diventando sempre più ricchi. Eh sì, alla fine no, allora affronto l'argomento cercando di ribaltarlo, no? Perché quello che è sotto accusa in tutte queste politiche green è l'inquinamento. Allora, io provocatoriamente ho fatto
terra, noi ci siamo più o meno, non voglio andare alle calende greche, però prendiamo in esempio gli ultimi 50.000 anni. 50.000 anni fa su questa terra c'erano più o meno poche migliaia di esseri umani. Man mano che siamo andati avanti col tempo siamo arrivati a popolarla sempre di più. Però se voi vedete il grafico è quasi rettilineo, cioè abbiamo incrementato la nostra presenza sulla terra in maniera proprio minimale sino ad arrivare al 1800. Nel 1800 eravamo più o meno un miliardo e succede qualcosa di strano. Cominciamo a inquinare, scopriamo il carbone, o meglio scopriamo come utilizzarlo e cominciamo a inquinare. Improvvisamente dal 1800 al 1900 diventiamo da un miliardo a 1.650.000.000. Caspita, l'inquinamento fa bene. Poi nel 1900 scopriamo qualche cos'altro, scopriamo il petrolio, o meglio scopriamo come impiegarlo. E inquiniamo sempre di più. E nel giro di 120 anni passiamo da 1.650.000.000 a 8 miliardi. Quindi confermiamo il fatto che l'inquinamento fa benissimo. Cioè un alieno che vedesse questo grafico direbbe: caspita, questi hanno scoperto l'uovo di Colombo, dobbiamo inquinare l'universo perché così ci moltiplichiamo come topi. Perché questo è quello che è successo. Fondamentalmente, adesso esco dal paradosso perché vuole essere appositamente provocatorio, quello che ci ha fatto progredire in maniera esponenziale è il progresso, è la scienza, la tecnologia, la medicina, che abbiamo potuto sviluppare grazie alla ricchezza che si è sviluppata grazie al carbone e al petrolio. L'inquinamento è l'effetto collaterale, è l'effetto negativo, è come la medicina, no? Io prendo la medicina e dico: ma ti fa male allo stomaco? Ho capito, ma se non prendo la medicina muoio, quindi mi tengo in mal di stomaco e continuo a campare altri 4, 5, 7, 8, 20 anni. E questo è proprio il paradosso. Cioè, se noi vogliamo continuare a moltiplicarci, a avere un livello di vita adeguatamente elevato, ad accrescere il nostro benessere, dobbiamo continuare ad incrementare la ricchezza, e la ricchezza la possiamo incrementare solo tramite il progresso. Se noi invece imponiamo, con la scusa della politica verde, una politica diciamo di retrocessione rispetto all'arricchimento, siamo esattamente controproducenti. Cioè non solo non aumentiamo il nostro benessere, ma inquiniamo di più. E questo è un po' il paradosso che ho voluto evidenziare nel libro. Fateci caso, per essere ambientalisti bisogna essere ricchissimi. Non esiste paese al mondo che non sia ricco che possa essere ambientalista. Fatevi un giro in Afghanistan, andate ad Haiti, andate ma anche in paesi molto più ricchi rispetto a questi due che ho nominato, ma andate a vedere anche nei paesi dell'Africa chi è che fa la raccolta differenziata dei rifiuti, chi è che fa la suddivisione delle acque reflue e il recupero delle acque reflue, chi è che riesce a produrre energia in modo efficiente ed ecologico. Solo e unicamente i paesi ricchi. Quindi a parità di unità di popolazione inquinano molto di più i paesi poveri che i paesi ricchi. Questi sono i dati proprio certificati dalle statistiche fatte dalle varie organizzazioni che si occupano di questo fenomeno. Allora, se vogliamo essere ambientalisti seri, ci dobbiamo indirizzare su due direttrici. Uno, quello della ricchezza, e quindi dobbiamo produrre sempre di più, con metodi sicuramente sempre meno inquinanti, ma il bilancio complessivo è positivo. A me veniva da ridere quando l'ex ministro Pecoraro Scanio diceva: ma in Italia ci sono 90.000 morti premature ogni anno a causa dell'inquinamento ambientale. È vero, però l'aspettativa di vita non continua, non fa che crescere. Quindi se l'aspettativa di vita cresce in Italia, nonostante le 90.000 morti premature, vuol dire che il bilancio complessivo è positivo. Se noi limitassimo l'inquinamento ambientale e quindi smettessimo di produrre, e quindi non potremmo finanziare la ricerca, gli ospedali, le case di cura, l'assistenza, le pensioni, vivremmo di meno e il bilancio sarebbe negativo. Quindi il famoso effetto collaterale non può prescindere dalla ricchezza e dal progresso. L'altra direttrice sulla quale ci dobbiamo indirizzare se vogliamo essere ambientalisti è la scienza, è l'ingegneria, l'informatica, la geologia, la chimica. Queste sono,
sono le discipline che ci consentono di essere sempre più ambientalisti e sempre più ecologisti. Frignare di fronte a una telecamera o bloccare il traffico di Roma non serve a nulla, anzi incrementa l'inquinamento. Quindi ai signori che vogliono essere ambientalisti io consiglio di andare a lavorare, di produrre ricchezza e di andare all'università a studiare chimica, ingegneria, fisica e informatica, perché probabilmente raggiungerebbero meglio il loro obiettivo. Prima di lasciare lo spazio al pubblico, abbiamo la fortuna di avere qui tra noi stasera un grande esperto di scenari internazionali che ha partecipato a tantissime missioni e con successo. Non possiamo chiedere al generale Roberto Vannacci il suo parere su quanto sta accadendo non solo in Ucraina ma in quell'altro scenario particolarmente drammatico che sono Israele e la Palestina. Ma su questi argomenti io come sa sono un po' legato, non posso parlare di questioni che sono attinenti al servizio, però intanto dico che una considerazione che faccio anche nel libro e che ritengo che debba essere sempre tenuta a mente: l'articolo 11 della Costituzione ripudia la guerra, ma purtroppo non ha l'autorità per eliminarla, e questi due eventi che ha citato ci ricordano sempre che gli eventi bellici, volenti o nolenti, esistono, ci sono, e o ci si prepara ad affrontarli oppure ci colgono impreparati. Il fatto di coglierci impreparati ci mette, come dicevo prima, in situazione di assoluta inferiorità. E nonostante tutti i buoni propositi per evitare questi eventi, dobbiamo sempre tenere in mente che ci sono, esistono e dobbiamo essere pronti a fronteggiarli. Dall'altro canto, è una cosa abbastanza, come dire, dopo 70 anni di pace più o meno, Avere un conflitto a 2000 km dai nostri confini, con oltretutto la probabilità che possa evolvere in un conflitto nucleare, perché ricordiamoci che ci sono i mezzi, ci sono i vettori, c'è la capacità tecnica, quindi c'è questa possibilità. E dall'altra parte avere un conflitto che continua da decine di anni e che non può essere considerato circoscritto alla Palestina e allo Stato di Israele, insomma ai territori occupati dello Stato di Israele, ma che pervade tutti i territori europei, occidentali e non, perché fondamentalmente è diventato un conflitto di ideologia, un conflitto di religione, un conflitto di principi. Ci deve far capire che queste attività vanno prese alle radici, soprattutto perché, contrariamente al passato, la globalizzazione ha portato proprio alla globalizzazione del conflitto in sé per sé. Quindi quello che prima poteva essere considerato un problema non nostro ma di qualcun altro, invece oggi ce l'abbiamo sotto casa e ce ne accorgiamo tutti quanti. Però non vado oltre, mi perdona. Certamente. Bene, se c'è qualcuno che vuole porre delle domande al generale Vannacci, siamo qua ad ascoltarlo. Mi pare che i temi toccati insomma siano stati variegati particolarmente stimolanti. Evidentemente vi ha soddisfatto nella sua. Eccolo. Passo io il microfono. Venga, vai. Grazie. È indubbia la sua esperienza in scenari al di fuori del nostro paese. Il suo libro ha suscitato una valanga di polemiche nella nostra piccola nazione, ma questo mondo al contrario, negli scenari geopolitici che lei si è trovato a gestire militarmente, che influenza hanno avuto sulle popolazioni e sugli stati nei quali lei ha operato? Hanno, forse è una domanda un po' particolare, più una domanda di geopolitica e non di sociologia italiana, però ecco, è una domanda che quando ho seguito tutta la vicenda del suo libro mi sono posto
una certa esperienza in questo campo, quindi mi chiedevo questo mondo al contrario della cosiddetta comunità internazionale. Abbiamo tutte le varianti genetiche di questa tipologia di mentalità. Ecco, come hanno influito, cosa ha trovato le popolazioni che lei è andata, dove si è trovato a operare, come sono state coinvolte e se sono state coinvolte da questo mondo al contrario? Sì, rispondo molto rapidamente, perché nel libro lo tratto un po' marginalmente, però penso di essere abbastanza chiaro, nel senso che il mondo al contrario che io vedo e che discuto e che cerco di illustrare è figlio del benessere. Io mi sono reso conto, girando per tutte le nazioni nelle quali il benessere purtroppo non c'è, che il mondo al contrario da loro è dritto. Non so se riesco a... Tutti questi fenomeni paradossali delle minoranze che cercano di prevaricare, dell'approccio nel senso sbagliato, dell'approccio distruttivo, nelle altre nazioni ci prendono per matti, ma veramente. Quindi il fatto di non essere riusciti a raggiungere un livello di benessere come il nostro li rende molto più realisti, molto più terra terra, e ci guardano come se fossimo un popolo di alieni. Quelli che sono un pochettino più furbi cercano addirittura di trarre vantaggio da queste nostre difficoltà e da queste nostre debolezze, e spesso ce la fanno, spesso ci riescono. Quindi è proprio il figlio del benessere questo mondo al contrario, questa forma paradossale di approcciare la realtà. E bisogna ricordarci anche un'altra questione che io attacco anche al paradosso culturale, che l'Occidente ormai non è più forte. L'Occidente rappresenta un ottavo della popolazione terrestre ed è una tessera di privilegio e di ricchezza in mezzo a un mondo invece che è quello reale, dove la gente sbarca il lunario e dove le minoranze, per quanto possono essere rispettate, stanno al loro posto, perché i problemi principali, gli interessi principali sono ben altri, sono quelli di cercare di raggiungere determinati livelli di sviluppo che possano consentire a tutti di avere una vita decorosa. Ora, l'animalismo, l'ecologia ideologica, il rovesciamento dei valori familiari, se vai in un paese povero non esistono, non ci pensano proprio. Quindi è un po' una malattia dell'Occidente, in quanto Occidente molto privilegiato e probabilmente anche il tempo di pensare a questi problemi invece di pensare a altre cose forse un pochettino più concrete e attaccate alla realtà. Ora, come siamo percepiti noi in questi paesi? Ma dipende chi noi, perché ci sono delle... Se parla dei militari, i militari sono abbastanza realisti, pratici, e quindi il mondo al contrario lo vivono molto marginalmente. Ci sono delle realtà che sono percepite effettivamente in maniera un po' strana, perché rappresentano delle percezioni che invece in questi paesi sono totalmente diverse, sono molto più agganciate alla realtà. Non so se sono stato esaustivo nella risposta, però le posso assicurare che questi dubbi che noi ci poniamo nella nostra società privilegiata occidentale, in tutto il resto del mondo non ci sono. E potrei citarli tutti, dal primo all'ultimo, quello che tratto nel libro. Sono estremamente più connesse alla realtà, alla concretezza e soprattutto alla ricerca del benessere. Grazie, grazie a voi. Prego, un'altra domanda. Sì, grazie. In generale sono contento di averla ascoltata, perché ho letto il suo libro. Quando l'ho letto ho detto: in fondo dove devo firmare? Volevo fare una considerazione e una domanda. La considerazione: sono due notizie del telegiornale che ho sentito prima di venire qui stasera. La prima è che Greta Thunberg in qualche modo viene messa un po' in disparte. È la prima volta che nei nostri notiziari si sente che Greta non è più quel fenomeno eccezionale, ma è diventata una cosa che diventa un po' scomoda. La seconda è stata quella sul calcio, perché parlavano proprio del calcio e è stato detto stasera proprio al TG1 che il calcio viene usato dai paesi arabi per diffondere l'Islam nell'Occidente. Effettivamente stanno prendendo campo su uno sport che è tipicamente uno sport occidentale, perché le squadre in Arabia o negli paesi
dove è anche stato lei, erano squadre marginali, oggi si sono fatti grandi investimenti, i club più importanti europei sono di proprietà di arabi, per questo si incomincia anche a intravedere questo islamismo che viene portato nelle nostre civiltà attraverso il calcio. Grazie. Grazie. Prego, generale. Allora, per quanto riguarda il calcio, lo conosco poco, lo seguo poco, però mi sembrerebbe un metodo molto originale per insomma, espandere l'Islam attraverso lo sport. C'è molto interesse economico. Io lo vedo più una questione più una questione di business, più una questione di diversificazione del sistema finanziario ed economico, più che un tentativo di espandere l'Islam. Invece l'altra questione era riferita alla Greta ridimensionata. A Greta, ma guardi, che Greta sia stata ridimensionata a me non può che far piacere, ma non perché ce l'abbia con Greta, ma perché fondamentalmente diceva delle cose che non stanno né in piedi né in terra. Forse anche la crisi energetica che c'è stata ultimamente, che ha invaso l'Europa, ci ha fatto aprire gli occhi, perché ci siamo resi conto che rinunciando al gas della Russia abbiamo dovuto ritirar fuori il carbone, che era e che è per ordini di grandezza molto più inquinante del gas, e ci ha fatto rendere conto che l'energia uguale benessere, e fino a che noi produciamo adesso l'85% dell'energia mondiale è prodotta tramite delle fonti fossili e solo il 12% è prodotta da cosiddette fonti rinnovabili, che poi tanto rinnovabili non lo sono. Quindi pensare di cambiare un sistema che si basa su questi numeri e su queste grandezze non può richiedere solo 10 anni, 15 anni, sono idee totalmente che si vanno a scontrare con una realtà che è totalmente diversa. Allora, va bene se si vuole raccontare delle favole, va bene se si vuole far credere qualche cosa di puramente utopico, ma poi quando ci si scontra con la realtà, quando ci si scontra con i sistemi, con il trasporto dell'energia, con tutto quello che è la produzione vera e propria di quella che ci consente il benessere, ci si rende conto che tutto questo è inarrivabile. Quindi probabilmente Greta, crescendo, forse qualche cosa l'ha capita, e forse l'hanno capita anche quelli che gli davano tanto credito. Bene. Prego, un'altra domanda. Buonasera, generale. Io prima cosa la volevo ringraziare perché ha avuto il coraggio di scrivere e di dire le cose che penso milioni di italiani pensano, e nessuno ha il coraggio di dire, prima cosa. E poi una domanda su questa dannata cultura woke, cancel culture. Allora, sappiamo da dove viene, sappiamo chi la finanzia, sappiamo che viene da un paese che a livello, quindi mi riferisco agli Stati Uniti, 70 anni 80, c'è stata un'immigrazione terribile, ghetti in tutte le città americane, quindi un mescolio terribile, e stanno provando a portarla prima in Europa e poi in Italia, che è una situazione diametralmente diversa, quindi partenza economica, culturale, sociale. Come fare ad arginarla ed estirparla? Perché secondo me è la distruzione, insieme ad altre, anche ad altre situazioni, per esempio questa ecologia, le auto elettriche, ci hanno legato alla Cina e abbiamo scoperto che siamo pieni di litio ma non lo possiamo estrarre perché abbiamo le leggi che ce lo vietano. Allora, come uscirne da tutte queste situazioni? Difendendo l'arenaria, la roccia che si è formata nel tempo. Quindi ogni volta che ci chiedono di rinunciare al presepe, di rinunciare al Natale, di farci chiamare con dei pronomi strani o di non pronunciare più i nomi al maschile e al femminile, non dobbiamo più accettarlo, perché comunque è una lesione di un diritto. A me una volta è arrivato a casa la comunicazione della scuola con genitore 1 e genitore 2. Ma stiamo scherzando? Ma io sono il padre e mia moglie è la madre. Non vedo perché, per includere qualcuno che non è padre, devo rinunciare all'appellativo di padre. Ma perché? Per quale motivo? Non è un'inclusione. Quindi bisogna rifiutarsi di rimanere passivi di fronte a questi tentativi di distruzione di una cultura millenaria. E questo è l'unico modo. Ma poi non è neanche così difficile, perché mi sembra che in
tantissimi siete d'accordo su questi argomenti, e invece ci facciamo subissare da una minoranza che, oltretutto, senza neanche riuscire ad argomentarli, perché è un'inclusività bislacca. Io l'ho detto spesso e volentieri, dicendo che il cielo è blu, non è che me la prendo con i daltonici, c'è qualcuno che lo percepisce rosso, ah, va bene, nulla da dire, ma dicendo il cielo è blu non sono discriminatorio verso chi lo percepisce di un altro colore, percepiscilo come ti pare, ma non mi puoi vietare di dire che il cielo è blu. La stessa cosa, non mi puoi vietare di definirmi padre o madre, non puoi in aereo vietare di dire signori e signore, perché c'è qualcuno che non si sente né signore né signore, perché io invece mi sento signore e voglio essere chiamato signore. Quindi non credo che sia difficile, bisogna solamente manifestare in maniera chiara quella che è la nostra cultura millenaria che ci è stata tramandata dai nostri padri, e aggiungo un concetto, e che dovrebbe essere ancora più presa in mano dalle istituzioni pubbliche più che dalle famiglie, perché se a me la cultura me l'ha insegnata mio padre, mia madre, mio nonno, i miei cugini, mio zio carabiniere, tutto quello che, ed è una cultura che proviene da decine, centinaia di anni lungo il filone di questo paese, ma a un immigrato cittadino italiano di un qualsiasi paese, non ne voglio nominare uno, no? Uno che arriva dall'Africa, arriva qua, nasce il bambino italiano sul territorio italiano, è italiano a tutti gli effetti, ma chi gliela insegna la cultura italiana? La famiglia gli insegnerà la cultura ghanese. E se noi abbiamo rinunciato a insegnare la cultura italiana nelle istituzioni pubbliche, questo sarà un disadattato, non si integrerà mai. Allora, se potrebbe sembrare anacronistico, no, imparare l'inno d'Italia nelle scuole o salutare la bandiera nelle scuole, poteva sembrare anacronistico 30 anni fa perché tutti provenivamo dalla stessa cultura che ci avevano insegnato i nostri genitori, probabilmente d'ora in poi invece è necessario. Proprio perché abbiamo delle persone che arrivano da situazioni culturali totalmente diverse. Quindi dovremmo andare nel senso opposto di quello che invece ci viene indicato dalla cultura woke. I confini non esistono più, sono divisibili. Le bandiere le dobbiamo eliminare perché sono divisibili. No, proprio adesso invece dobbiamo esaltare questi concetti e questi principi, perché chi viene da noi provenendo dall'esterno non li ha, non li possiede e non li può tramandare. Grazie, grazie generale. Prego. Un'altra domanda. Piacere. Io vorrei sapere la sua opinione inerente la sua opinione riguarda il modello sociale cinese e in più il rischio di islamizzazione dell'Europa partendo dalla Francia, che per tutti sappiamo essere il paese più islamizzato d'Europa. E quindi, visto anche ciò che sta accadendo, possibile, diciamo, rivolta di questa minoranza che potrebbe influenzare fortemente la maggioranza e determinare uno scontro sociale violentissimo. Spero di essere stato chiaro, no. Che la stanchezza a quest'ora spero di riuscire a rispondere. Allora, abbiamo un'altra serata qui. Sul modello sociale cinese non mi pronuncio perché non lo conosco, quindi non saprei dare una risposta competente in materia. Conosco qualche cosina, ma non sono assolutamente in grado di fare. Sì, non sono in grado di fare una disquisizione di questo tipo. Sul rischio di islamizzazione, io non sono così pessimista. Non sono così pessimista perché ho vissuto per tanti anni nei paesi islamici. E come ho detto qualche giorno fa, invitato in una trasmissione televisiva, confondere l'Islam con il fondamentalismo islamico è un errore fatale. Ci sono paesi islamici che sono assolutamente tolleranti. Vero, vero. Si vive una vita normalissima, una vita assolutamente accettabile da parte di personaggi di altre religioni, di altre culture, e dove è anche molto simile alla nostra. Cioè, io non so quanti di voi sono stati in Marocco, ma il Marocco è un paese islamico assolutamente tollerante, dove c'è una vita sociale nelle città marocchine molto simile a quella che si vive nei nostri paesi. Sono estremamente tolleranti, non ci sono problemi specifici riguardo l'accettazione di altre religioni e di altre culture. Ho citato il Marocco, ma ne potrei citare tante altre. Quello che invece è il pericolo, e che vorrebbero alcune minoranze, è quello di ingenerare una sorta di guerra di culture e di religione, invece laddove questa cosa non esiste. E quello che in fondo vorrebbero anche parecchi esponenti che cercano di buttare benzina sul fuoco. Ricordiamoci che con l'Islam ci abbiamo
vissuto per centinaia di anni senza grossissimi problemi. I problemi sono sorti negli ultimi anni. Il problema non è tanto dell'islamizzazione, perché sono poche le persone che provengono da una cultura occidentale che si convertono all'Islam, no? Il problema è dell'integrazione di queste persone secondo un modello di cultura occidentale. Ora, l'Islam come religione va benissimo, però il fatto che tu debba andare in giro con il viso totalmente coperto in barba alle leggi della pubblica sicurezza italiana non va più bene, e ti si scontra una religione con invece con una legge di uno stato laico. Quando noi riusciremo, non dico anche a imporre, perché è giusto imporre, cioè la nostra cultura laica, dove la legge dello stato prevale sulla religione, deve essere chiaramente fatta capire a queste persone, e se noi ci rinunciamo, siamo il nemico, ce l'abbiamo all'interno noi stessi, perché consentiamo a queste persone una tolleranza estrema su questioni sulle quali invece non dovremmo essere tolleranti. Parlo della Francia perché è un paese che conosco un po' di più. Purtroppo in Francia si sono create delle regioni, dei quartieri, delle enclave dove le forze di ordine pubblico non possono entrare, non entrano. Sono regioni, sono piccoli quartieri, sono quartieri anche abbastanza più grandi dove i bambini non vanno a scuola, dove alle bambine viene insegnato determinate culture che sono in contrasto con la legge dello Stato, dove si vorrebbe e si pratica a volte la Sharia, in Inghilterra sta già succedendo, ma questo non è tanto l'islamizzazione da parte loro, ma il fallimento dello Stato laico occidentale. Cioè, vediamolo dal lato opposto, siamo noi che stiamo fallendo a confermare quello che è il nostro stile di vita e quello per cui ci siamo battuti da 300-400 anni, dalla rivoluzione francese a questa parte, cioè la vittoria della ragione, del buonsenso, dell'applicazione universale della legge nei confronti di tutti i cittadini, della scienza, della tecnologia. Questo è il modello occidentale, questi sono i valori occidentali ai quali noi non dobbiamo rinunciare. È chiaro che dal momento che noi rinunciamo, no, a qualsiasi di questi parametri, beh, il resto occupa lo spazio, è come un liquido, no? Se io lascio libero lo spazio viene occupato da qualcun altro, però io non la vedo quanto una spinta esterna all'islamizzazione, io la vedo più quanto un fallimento nostro, una debolezza nostra. Grazie generale, ci sono altre due domande? Prego. Grazie signor generale. Come ha detto prima il collega Pittori, noi del Centro Studi Machiavelli ci siamo occupati molto sia di wokeismo che di cancel culture. Ora lei, come esempio di cancel culture, è uno dei pochi rari esempi di cancel culture non riuscita, e cioè hanno cercato di aggredirla. Non so se il pubblico sa come funziona la cancel culture, cioè la cultura della cancellazione è quella cosa per cui un gruppo organizzato, una minoranza molto ben organizzata, decide che una persona debba essere cancellata perché ha detto qualcosa di spiacevole. Allora si organizzano, la mettono con le spalle al muro e chiedono che venga licenziato, che addirittura gli si rovini la vita, la famiglia, eccetera. Pochi casi ne sono usciti a testa alta. Io penso a un'altra scrittrice, la Rowling, che non ha ceduto e gli ha riso in faccia e ne è uscita a testa altissima. Penso al tenore Vittorio Grigolo, che era pure mio compagno di classe, che volevano cacciarlo dalla Royal Opera House di Londra perché ha fatto una carezza su una pancia di gomma di una ballerina, e lui a testa alta ha tenuto botta e non è stato cacciato alla fine. E poi adesso c'è il suo fortunato caso. Allora la domanda è: ma lei ha avuto una strategia o semplicemente ha tenuto duro e poi ne è uscito a testa alta e basta, quindi senza una strategia ma con una fortunata, insomma, una circostanza fortunata? Grazie. No, più che la strategia è stato un atteggiamento proprio personale. Il libro l'ho scritto io, sapevo quello che avevo scritto, sapevo di non aver offeso nessuno, sapevo di non aver leso la dignità di nessuno, ero convinto che non ci fosse alcuna offesa alla Costituzione, alla Repubblica, allo Stato italiano, a qualsiasi altra istituzione, e quindi mi sono detto: ma perché dovrei fare un passo indietro? Non lo faccio e continuo sulla mia strada a qualsiasi costo. E questo probabilmente è stato l'atteggiamento che intanto ha spiazzato coloro che volevano cancellare, perché io me le ricordo le facce
era giornalista di Rete 4, quando mi faceva una delle prime interviste, quando mi chiedeva: ma lei se la sente di chiedere scusa? Dico no, e lei subito ha fatto, si è irrigidita, come non chiede scusa? Ma lei se dovesse riscrivere questo libro, lo riscriverebbe così oppure cambierebbe qualcosa? Dico no, io non cambierei, forse cambierei la punteggiatura, ma non cambio nulla perché non ho offeso nessuno, non vedo perché dovrei cambiare qualche cosa. E li vedevo che erano sorpresi ed erano in qualche modo una reazione che non si sarebbero aspettati. Però insomma è una questione di coerenza con le proprie opinioni. Perché dobbiamo rinunciare per la paura che qualcuno, oltretutto ha torto, perché queste persone, queste congregazioni di esseri che vorrebbero cancellare gli altri, si basano pure su dei presupposti errati. No, quindi non dobbiamo rinunciare alla nostra possibilità di esprimere le nostre opinioni, ma anche di consolidarle, di dire no, è così e io continuo a pensarla così. Non vedo perché dobbiamo fare un passo indietro. E purtroppo però troviamo in molti ambienti una grossissima difficoltà, perché ci sono anche realtà lavorative dove bisogna essere estremamente cauti. Ci sono casi, soprattutto all'estero, ma stanno cominciando anche in Italia, dove le persone vengono licenziate per semplici parole dette magari che non risultano essere perfettamente in linea con quella che potrebbe essere la politica aziendale sulle pari opportunità o cose di questo tipo. Su questo secondo me c'è bisogno proprio di una forte azione collettiva, perché non è che si può risolvere tutto nel caso singolo, per far capire che insomma la maggioranza non è d'accordo e insistere proprio sulle proprie opinioni, che devono essere il faro che ci guida. Non possiamo piegarci a qualsiasi cosa ci vogliano convincere che è giusto adeguarsi, no? Tutto sommato i valori stessi occidentali ci spingono a confermare queste nostre idee. La prevalenza della scienza, della ragione, del buon senso. Non mi possono convincere che la regina d'Inghilterra era nera, come lo fanno nei film di Netflix. Non mi possono convincere che ogni volta che si rappresenta una famiglia bisogna rappresentare che c'è un figlio omosessuale, una figlia lesbica o così via, perché non è così, semplicemente perché non è così. Quindi io penso che comunque essere attaccati alla realtà e a quello in cui noi veramente crediamo sia poi il viatico del successo. Grazie generale. L'ultima domanda dal pubblico. Grazie, buonasera. Io, proprio riferendomi alle sue ultime parole, vorrei essere un po' una voce fuori dal coro. Mi spiace essere l'unica donna ad intervenire, però vabbè, sono una minoranza. Evviva le minoranze! Esatto, e siccome di questo volevo parlare, più che altro volevo chiederle il concetto di normalità, perché da quello che ho percepito leggendo, non tutto devo ammetterlo, fa parte del suo libro, visto che lei, mi è piaciuto molto questo, utilizza un approccio scientifico nel descrivere l'attualità, quindi anche nel definire la normalità mi è sembrato che lei facesse riferimento, mi ha fatto riferimento a una sorta di curva gaussiana dove media, mediana, moda coincidono, quindi per dirla in maniera molto banale, se la media del numero di scarpe della popolazione italiana è il 43, chi è al di sotto, al di sopra è fuori dalla norma. Questo io ho percepito, quindi però questo non significa che chi ha il piede numero 38 non ha diritto ad avere delle scarpe numero 38. Quindi quello che io le chiedo, chi è una minoranza perché ha delle, diciamo, chiamiamolo delle età, comunque aspira ad avere un diritto che non rientra nella norma, quale può essere quello di ambire a delle relazioni stabili, ad un matrimonio tra, diciamo, omosessuale, cose del genere, per quale motivo questo diritto non dovrebbe essere tutelato, visto che comunque non lede i diritti della restante popolazione. Ecco, giusto questo. No, perfetto. Allora, ritorniamo sul concetto di normalità. Non parlo mai di media, ma parlo di maggioranza, parlo di
gaussiana intesa proprio come area che racchiude la maggior parte degli eventi, no? Quindi quando dico gli estremi sono la parte anormale, perché sono fondamentalmente la parte marginale della curva gaussiana. E quindi non è che dire ho il 40, siccome la media è 43, tutti quelli che hanno un numero in più, un numero in meno sono anormali, perché anzi sarebbero la maggioranza. E dire, visto che la popolazione mondiale ha un piede incluso tra il 40 e il 45, se tu c'hai il 52 sei anormale, nel senso che sei parte di una minoranza piccolissima, e per questo io specifico proprio nelle mie pagine: non sei né migliore né peggiore, non sei né più buono né più cattivo, sei semplicemente un qualcuno che si distacca da quella che è il senso comune. Questo è un approccio non solo scientifico, ma mi sembra un approccio anche della semantica, perché ho cercato in 6 vocabolari della lingua italiana la definizione di normale e tutti danno la stessa definizione: ciò che non è eccentrico, ciò che è normale, ciò che è consuetudinario, non è normale ciò che rappresenta un'eccezione. E quindi ritengo che il fatto di definire una persona normale o anormale non sia né un pregio né un difetto, è solo una questione di numeri. Nel mio libro non parlo mai di diritti, non dico che dobbiamo togliere i diritti alle maggioranze o alle minoranze, o non dobbiamo darli alle minoranze o alle maggioranze, dico solamente una cosa, dico che questi diritti vanno benissimo dal momento che però non prevaricano qualcun altro. E per quanto riguarda la sfera che mi sembra di avere toccato, quella degli LGBTQ, beh, insomma, questi diritti qualcuno lo prevarica. E parliamo del diritto alla genitorialità. Secondo me prevarica il diritto del figlio, che è quello di avere un padre o una madre. Primo aspetto. Ma è una mia opinione, non dico che sia la verità assoluta. È l'opinione che esprimo, si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo. Parliamo del diritto delle carriere alias. Prevarica invece il mio diritto ad avere le mie figlie che vadano a farsi la doccia con delle persone dello stesso sesso biologico. Parliamo della sovrarappresentazione della comunità LGBTQ nei media. Prevarica il mio diritto invece di vedere rappresentato nei media quella che è la società. Quindi non è vero che non prevaricano altri diritti. Parliamo del diritto di non essere chiamati padre e madre, ma essere chiamati genitore 1 e genitore 2. Prevarica il mio diritto invece, e ci tengo, di essere chiamato padre. E non credo che se chiamano padre me io escluda qualcuno che non è padre. Nella città dove risiedo c'è una brillante direttrice scolastica che aveva deciso di non festeggiare la festa del papà. La motivazione è: non tutti i bambini hanno un papà. Ho capito. E quindi? Allora non festeggiamo più nulla. Perché non è un concetto esteso a tutti. Allora, celebrare un qualche cosa o chiamarsi in determinato modo non è che esclude qualcun altro. Questo secondo il mio punto di vista. E è proprio in questo senso invece che affronto il libro. Nulla da dire. Fin tanto che però questa minoranza, per accedere a dei diritti, prevarica invece quello che è diritto forse opposto o concorrente o comunque non totalmente separato dalla maggioranza. Le altre cose, dal mio punto di vista, non hanno assolutamente nessun motivo di essere negato. Penso di essermi espresso così nelle pagine del libro. Non credo di aver mai espresso la volontà di togliere diritti a qualcuno. Bene, grazie. Si è fatto tardi, io chiuderei con un'ultima domanda. Generale Roberto Vannacci, cosa dice a chi lo accusa? Accusa di che cosa? In generale. Perché le accuse sono state tantissime. Allora, a quelle di omofobia, razzismo e così via, ho già risposto prima dicendo che, insomma, fin tanto che non c'è la contezza del fatto, non me ne occupo. E penso che qualcuno se ne sia reso conto. A quello della terzietà delle forze armate penso di aver già risposto, perché sinceramente mi devono spiegare nei confronti di chi non sono stato terzo. C'è qualcuno che mi ha detto: no, perché dalle pagine del tuo libro traspare una certa antipatia nei confronti degli omosessuali, e quindi se io fossi un omosessuale all'interno di un reparto militare non mi sentirei ugualmente tutelato nei confronti di un non eterosessuale.
alla faccia del processo delle intenzioni. Quindi mi si dice mi fido di te perché tu un domani, visto che hai scritto un libro, potresti non rispettare nella stessa misura uno che è omosessuale da uno che non è omosessuale. Quindi, in pratica mi si discrimina, perché questa è una discriminazione nei miei confronti. Dici, ma come? Su che cosa ti basi? Su una intenzione, sul fatto che hai scritto il libro e sul fatto che tu domani potresti non comportarti in maniera equa. Ma io voglio essere giudicato per quello che ho fatto e per quello che faccio, non per quello che farò. Fortunatamente ancora la polizia in grado di acciuffarmi ancora prima che io compia il reato non c'è, non esiste, e neanche in base a quello che io penso. Il giorno che verrà fuori quella polizia che è in grado di prenderci in base alle idee che pensiamo, si chiamerà polizia del pensiero e ritorniamo a 1984, a Orwell, del nostro caro amico Orwell. E poi adesso ultimamente ne è venuta fuori un'altra, no? Ho letto l'altro giorno che ci sono, sembrerebbe, delle indagini riservate su delle chat che offenderebbero qualcuno, la moglie del ministro Crosetto, tutte queste cose strane. Io sono sicuro di non aver offeso nessuno, sono sicuro di non avere mai leso la dignità, né nelle chat, né nelle mie conversazioni private, né nelle mie conversazioni pubbliche, né nelle mie email. Se qualcuno lo ha fatto, venga punito severamente. Ma a me, sinceramente, su queste cose non mi si può rimproverare assolutamente. Però il suo libro è in una scuola di Brindisi e diventa motivo di studio. Allora, il libro è in una scuola di Brindisi, io me ne compiaccio perché, insomma, dopo averne venduto così tante copie, il fatto di sapere che si entra pure nell'ambito dell'istruzione mi ha fatto piacere. Ma la cosa che mi ha fatto ancora più piacere è sentire questi ragazzi, che sono ragazzi insomma già diciottenni, perché devono affrontare l'esame di Stato l'anno prossimo, che invece peroravano proprio la causa di voler leggere il libro e commentarlo in classe, anche perché il libro non è una Bibbia e non è diciamo, non ci sono le verità assolute, ma ci sono delle tematiche che possono essere discusse, lasciando la libertà ai ragazzi di esprimersi in senso positivo o in senso negativo. Secondo me è una bellissima idea scolastica e della professoressa. La cosa che mi ha colpito, leggendo anche l'interrogazione parlamentare che è stata fatta, è che è la seconda volta che il mio libro viene paragonato al Mein Kampf. Addirittura. Allora, la prima è stata, non è stato proprio paragonato, però la prima, se vi ricordate, all'inizio della vicenda, io ho pubblicato il libro su Amazon. E non ho mai chiesto a una libreria di venderlo, perché lo vendeva Amazon, fino a che non è arrivato un editore molto dopo, perché se non sbaglio ha iniziato a commercializzarlo tramite i distributori dell'editoria già a ottobre inoltrato, il libro era disponibile unicamente sulla piattaforma di Amazon, e è venuta fuori, anzi la prima è stata quella di Castelfranco Veneto, ma poi ne sono venute fuori degli altri librai dicendo: noi non vendiamo il libro di Vannacci. Primo, chi te l'ha chiesto? Non gliel'ha chiesto nessuno. Secondo, la prima che è venuta fuori, questa libraia di Castelfranco Veneto, mi ha suscitato un poco di curiosità, e io sono andato a vedere questa libreria quali erano i libri che vendeva. Allora, lei chiaramente non voleva vendere il libro Il mondo al contrario, perché diceva: come faccio a chiedere a un mio commesso che è omosessuale o che è di un'altra razza, perché si diceva che fosse razzista e omofobo, a chiedere di vendere un libro razzista e omofobo? Esattamente la stessa libreria vendeva 6 edizioni del Mein Kampf di Hitler. Ecco dove siamo arrivati. No, e poi mi piace la risposta che è stata data. Adesso non mi viene in mente la giornalista o la studiosa che ha dato questa risposta a questo parlamentare che ha fatto l'interrogazione, dicendo: lei oltretutto non sa che cos'è il Mein Kampf, perché il Mein Kampf è comunque una fonte storiografica, e se noi insegniamo la storia ai ragazzi dobbiamo partire dalle fonti, quindi leggere una fonte storiografica nell'ambito della pubblica dell'educazione e dell'istruzione, della pubblica istruzione, non è una cosa sbagliata. Quindi anche sotto questo punto di vista, insomma, credo che l'interrogazione probabilmente non sia stata proprio centrale. Il mondo al contrario, Roberto Vannacci, grazie.